Cari amici di Vita da Blogger, bentornati. Oggi, come vedete, non sono in giro, sono tranquillo a casa mia e vi voglio parlare di quanto è successo un po', in rete oggi. Avete presente la foto dell'ostaggio dell'ISIS con la maglietta del Napoli Calcio che sta girando in questi giorni? Repubblica, il noto quotidiano di Carlo De Benedetti, ha voluto tranquillizzare tutti, rivelando che non si tratta di un ulteriore messaggio intimidatorio diretto al nostro paese. Solo un caso, dunque, che la vittima indossasse la maglia del Napoli, particolare probabilmente dovuto al fatto che in quelle zone, si legge, lavorano diverse associazioni umanitarie, tra cui la ONLUS Dribbla la Povertà, che distribuiscono le divise delle squadre più famose al mondo. Questa spiegazione è stata ripresa da molti siti di informazione. Ecco, il sito principale che ha rilanciato questa notizia è Lercio, che ha voluto spiegare alla redazione di Repubblica e a tutte le altre testate che la ONLUS Dribbla la Povertà non esiste, che nessuna associazione distribuisce magliette di calcio nel terzo mondo e che se lo sono inventato di sana pianta un anno fa, come è tipico, insomma, del sito internet lercio.it che è, come possiamo dire, ogni giorno cerca di dare un taglio satirico a quanto accade nel mondo attorno a noi. Ecco, questo è stata un po' una presa in giro che ha voluto fare Lercio, nella quale Repubblica però è caduta a piene mani. Ecco, a me sinceramente dell'hashtag che è stato lanciato oggi su Twitter da parte di Beppe Grillo, comunque il leader del Movimento 5 Stelle, hashtag molto chiaro, io non leggo Repubblica, che quindi va contro il quotidiano di De Benedetti. Ecco, dicevo, a me sinceramente, come ha scritto anche Andrea Conti sul suo blog, l'hashtag Io non leggo Repubblica mi pare una vera ed emerita stronzata. Sputtanare Repubblica.it è stata davvero la priorità del giorno del Movimento 5 Stelle? In un momento storico come questo, dove viviamo molte situazioni difficili tra la Libia, l'Ucraina, il governo che tentenna e molte altre storie, ecco, quello che mi chiedo io è, caro Beppe Grillo, e mi rivolgo direttamente a te, è giusto vantarsi di non leggere qualcosa, di non leggere oltretutto uno dei quotidiani più importanti d'Italia ed Europa, incoraggiando di fatto un paese che già di suo non si informa e non legge a farlo ulteriormente e a togliere un'altra fonte di informazione? Il Movimento 5 Stelle, così facendo, non ha di certo dato un'aurea costruttiva attorno a sé. Ecco, forse a volte, quando iniziamo e vogliamo dare una nostra opinione, è anche giusto rispettare e, quando capita che si va in errore, anche sottolinearlo, ma c'è modo e modo, che tutti quanti possano dire la propria. Io non leggo Repubblica, per Vita da Blogger è un hashtag senza senso.